Senza dubbio una vittoria insperata per come si era messo il primo tempo, ma esaltante per la parte finale. Alludiamo naturalmente al match con il Palermo, terminato 3-2, un successo che deve dare una spinta importante al Pescara in questo finale di stagione. Sicuramente un segnale da cogliere al volo per giocarsela in maniera, se vogliamo, più spensierata. Per quanto riguarda la sentitissima sfida di Ascoli, tra poco ascolteremo Pillon, indisponibili, Pagnaro, Bettella e Del Sole 10 giorni di stop per un problema alla caviglia. Attenzione, dubbio Brugman, problema al polpaccio, o meglio un ematoma per un colpo ricevuto nell'ultima partita col Palermo. Brugman dovrebbe però recuperare, così ha detto Pillon in conferenza stampa. Si torna al 4-3-3, non è stato chiaro in questo senso affatto il tecnico di Preganziol. Davanti la novità sostanziale, Sottil giocherà a sinistra con Mancuso, riferimento centrale, e il rientrante Marras a destra. Poi vedremo se giocherà Brugman, in questo caso Bruno davanti alla difesa con Brugman mezzala, oppure spazio a Crecco. Ed ora andiamo ad ascoltare i passi salienti della conferenza stampa di Beppi Pillon. Posto che l'atteggiamento è sempre fondamentale in una partita di calcio, e quindi per quanto riguarda insomma il comportamento di ogni squadra, tornerà comunque al 4-3-3 dal primo minuto? Sto valutando, avete visto che anche la settimana scorsa sono stato combattuto fino all'ultimo su, avendo provato le situazioni, ero molto combattuto sul da farsi se giocare col 4-3, se giocare col 3-5-2, perché avevo scelto per quella partita, secondo me era quello il sistema di gioco migliore per affrontarli. Qui adesso ci penso bene, noi sapete che abbiamo anche il 4-3-1-2. Di certo non sarà difesa a 3, insomma, questo mi pare, no, non si può neanche dire. No, vabbè, giusto, tanto vale l'atteggiamento, l'abbiamo detto. Ecco, quello, la cosa più importante è che scendiamo in campo come il secondo tempo. Voglio che anche gli altri non capiscono come vogliamo far noi, perché sennò diventa troppo facile sempre. Sì, però non può confondere noi poi. Sì. Cioè, sì, gli avversari. Non lo so, sì. Io non ho mai visto un attore che dice subito tutto quello sì, che... Zeman. Aveva sempre la stessa formazione. Stellone. Sì, Stellone vedo che è vero. Sì, lui dice la formazione, dice subito. Ma sì, facciamo la stessa eccezione. Ma dai, visto. Sarà una partita molto tosta, questo è sicuro, perché il derby, tutte e due le squadre vogliono vincere, tutte e due vogliono andare avanti nella classifica, tutte e due hanno mille motivazioni, perciò è una partita molto sentita. E che snodo è questo per il Pescara? No, il snodo è che noi abbiamo un obiettivo di centrare i playoff, è importantissimo far punti. In questo momento il campionato, vedete che voi, non è facile per nessuno, nel senso che c'è chi deve salvarsi, come avevamo già previsto, e chi deve lottare per i playoff. E la distanza dei punti è sottile. La distanza è sottile, e io le parlo di Sottil, che potrebbe giocare dal primo minuto come esterno d'attacco. Sottil ha fatto molto bene quando è entrato, sono stato molto contento di tutti e tre di quelli che sono entrati. Purtroppo abbiamo perso Nando per il problema alla caviglia, però sono molto contento di quelli tre che sono entrati. No, ci siamo salutati come sempre non c'è problema. Magari a caldo si dicono cose che magari sono dopo, per quello io dopo la partita parlerei mai, perché alle volte si dicono delle cose che no, si è preso dalla foga agonistica, dal momento di eccitazione. Infatti io dopo la partita con i miei giocatori non ci parlo mai. Cioè, vi siete salutati cordialmente? Ci siamo salutati come facciamo sempre, come tutto l'anno ci salutiamo, argomentiamo, parliamo della squadra, ma non abbiamo parlato di quello che è successo. Non posso disperdere energie nervose su altre cose, perché farei del danno a me stesso. L'ho invidiata per l'equilibrio che ha dimostrato a fine partita a microfoni accesi. Clamoroso, non è facile, c'è adrenalina a 3000, sì, partita sì. Difficile, vinta in quel modo. No, ma ho detto l'esperienza con... Cioè, le hanno riportato certe dichiarazioni, lei è rimasto freddo, senza fare polemiche. No, ma io l'ho detto. Non è facile,
prima di parlare conto sempre fino a 10. Così mi ha detto i miei genitori, prima di parlare conta fino a 10, forse qualcosa di buono viene fuori.